Sentite? Questa, ragazzi, è una delle esperienze gastronomiche più libidinose della mia vita. Una roba che mai avrei immaginato. Oh, Madonna, che cos'è? Penso di non aver mai messo in bocca una cosa più saporita di questa. Mortacci, quanto è buona, ragazzi. Amici di Braciami Ancora, se c'è una cosa che mi ha insegnato questa pandemia è che nei confronti della vita bisogna essere agili, liquidi e avere un approccio smart, perché le certezze che uno ha il lunedì possono essere cancellate con il DPCM del martedì, motivo per il quale oggi, ragazzi, con questo video io inizio un viaggio alla scoperta e alla ricerca delle varie professioni, ovviamente, ragazzi, professioni legate al nostro mondo. Questo vuole essere un video, ragazzi, di ispirazione. Mai dire mai, non è mai troppo tardi per imparare un nuovo mestiere, soprattutto, ragazzi, di questi tempi. Oggi voglio essere Mastro Porchettaro per un giorno. Andiamo. Permesso, permesso. Giorno, buongiorno. Allora, giorno Michele. Piacere. Ciao. Papà, ciao. Papà è oggi assente. Quindi oggi non lavoro con Antonio, ma lavoro con te. Con me. E questo è il tuo laboratorio? Questo è il mio laboratorio, sì. Curiosità, quante porchette fai in un anno? All'incirca 1300. Ti escono tutte bene? Benissimo, alla grande. Quindi sono nel posto giusto? Sì. Allora, io voglio uscire da qui, stasera, che ho capito e ho imparato a fare una porchetta come si deve. Vai, ci Quindi penso io. A partire da adesso comandi te. Questo è il nostro maiale che adesso diventa porchetta? Sì. No. Facciamo diventare porchetta. La prima cosa che dobbiamo fare è dissossarlo. Disossi con il destro il guanto, lo metti sul sinistro. Con il destro tieni il coltello. La mano che andiamo a proteggere è quella opposta, giusto. Che cosa dissossiamo per prima? Per prima ci dirigiamo verso la parte centrale. Qui? Quindi la zona della pancia, sì. Sì. Andiamo a togliere il diaframma. Ok. Così. Okay. Siamo vicini vicini l'osso. Ok? Sì. E poi continui. Ma che ti ci si addice pure? Ti ci vedo come forchettaro, eh? Perché ho levato bene? Benissimo. Poi dopodiché andiamo a pulire il filetto, quindi questa zona qui. Entri tu con il destro, entra da qui. E qua sopra? Sì, e vai sempre vicino vicino all'osso. Ok. Bene, siamo in procinto di terminare il dissosso di quella che sarà la nostra porchetta. Abbiamo impiegato 50 minuti, ma non perché Gabriele è lento, perché io sono una frana, perché generalmente Gabriele impiega, signori, 11 minuti. Quando poi lo fa in tandem con il papà ne impiega 6. Comunque una cosa ho imparato dal dissosso, ci vogliono muscoli, tecnica, capacità, è una vera e propria arte, e coltelli affilati e ovviamente attenzione. Poi passiamo alla salatura. Bene, Gabriele mi spiegava che per un chilo di maiale lui utilizza 16 grammi e mezzo di sale, più ovviamente il suo mix di spezie, che come tutti i mix di spezie che si fanno sulla faccia della terra, ha una ricetta segreta. Giusto, Gabriele? È segreta la tua ricetta, perfetto, ok. Seconda fase, la salatura. È molto importante non far agglomerare il sale. Cioè, dobbiamo fare in maniera uniforme. Bravo, dobbiamo avere una salatura di sale, spezie, in maniera uniforme. Sì, ok, la zona anteriore qui, okay. Del collo. Perfetto, a posto. Ok. Poi ti do una mano. Ok. Terza fase, bagnare tutto con il vino bianco. Vado? Vai, sì. Prego Michele, procedi. Sì. Bagna anche un po' la zona. Bagno tutto. Bravissimo. Quarta fase, ragazzi, la rilegatura. Sì. Giusto? Allora, dobbiamo legarla, giusto? Legarla, dobbiamo sì. Fare la classica legatura, quella tipica delle porchette. Beh, un altro aspetto che mi intriga tantissimo. Dai che ci sappia la mano, hai visto? Eh? Ci sappia la mano, eh? Facciamo un doppio nodo scorsoio che va a chiudere. Definitivamente. Fatto. A posto. Allora, questa è una prima legatura, diciamo, non è quella definitiva. No. Perché adesso ne facciamo la legatura quella seria. Quella seria.
insomma, quella finale. Quella finale, esatto. Sono letteralmente rapito dalla velocità di esecuzione di Gabriele a fare queste operazioni. Cioè, si vede che lo fa tutti i giorni, si vede che lo fa con naturalezza, e poi una cosa che sta emergendo, si vede che lo fa con una passione smisurata. Cioè, si respira proprio questa grande passione che Gabriele mette in questo suo lavoro. Facciamo una prima legatura, le prime saranno abbastanza strette. Giusto? No. È solamente... Okay. La mano del professionista si vede proprio. Ne avessi indovinato uno di nodo. Dissossare abbiamo dissossato, salare abbiamo salato, ci abbiamo messo il vino bianco, spago 1, spago 2, adesso riposa un po' in frigo e poi la cuociamo. E poi la mettiamo in cotto. Benissimo. Ah, se c'è qualcuno all'ascolto, che magari qualche collega di Gabriele e ha metodi alternativi per impostare la porchetta, ditecelo ragazzi, scrivetecelo nei commenti che siamo curiosi. Nel frattempo ci rilassiamo un'oretta. Innanzitutto, caro Gabriele, io mi segno il tuo sito dove posso acquistare la porchetta, ma anche dei tagli di carne di manzo, sì, particolari. Rubia Gallega, Black Angus, Wagyu. Non male, non male. Allora, però a me adesso interessa sapere se dal punto di vista economico avviare un'attività come la tua può rendere o meno. Partiamo dal costo della materia prima. Allora, il maiale al chilo quanto ti costa? 3,50. Quindi 3,50 euro al chilo. Benissimo. E la porchetta, ora che la andiamo a vendere, al chilo quanto la metti? A 18. Tra il maiale a 3,50 euro al chilo e la porchetta a 18 euro ci sono tutta una serie di elementi che dobbiamo considerare. Allora, innanzitutto le ore di lavoro. Poi c'è ovviamente la capacità manuale, no? La tua professionalità. Coltelli, spezie, queste cose qui, no? Ok, materie prime. Le celle frigo. Celle frigo. Il laboratorio. Dove... Laboratorio. Ah, il forno. Quanto costa quel forno dove abbiamo cotto la... 20.000 euro l'uno. Forno, alla faccia, quindi ci si mette del tempo per ammortizzarlo. Poi abbiamo il furgone. Furgone. Con quale tu vai a vendere? Dove lo vado furgone. A prendere. Poi quanti dipendenti c'hai te? 4. 4 dipendenti. Per esempio se piove che succede? Se c'è un temporale? Il mercato salta, no? Okay, si riduce. Bene, quindi anche quello è rischio d'impresa. Da 3,50 euro ai 18 euro al chilo, quello è il tuo delta, diciamo, di guadagno, ma dobbiamo inserire tutti questi elementi. Tu lavori principalmente il venerdì, il sabato e la domenica, sono i giorni di maggiore intensità? Sì, all'incirca, dal giovedì. Dal giovedì alla domenica? Sì. Quante ore dormi in quei 4 giorni? In media? 4. 4 ore a notte? Sì, all'incirca sì. Ok, 18 euro al chilo. Prezzo finale, secondo voi non è troppo poco? Perché secondo me passione, lavoro, professionalità, il culo che ti fai, 18 euro, è anche poco. Amici di Bracci Ancora, sono trascorse 10 ore da quando ho varcato la soglia del porchettificio Britti. 10 ore che Gabriele mi sopporta. Ammetto di essere un po' stanco, però Gabriele, cronometro alla mano, sostiene che siamo pronti per far uscire la porchetta. Quanto deve essere la temperatura interna della nostra porchetta? Siamo da un range che va dagli 85 ai 95 gradi. Dagli 85 ai 95, vai! No, vieni Giacomo, vieni a vedere. Senti. Madonna ragazzi. Ma è pazzesco. Davvero sembra un cracker. Io oggi ho assistito alla creazione di un'opera d'arte. È qualcosa di disumano per quanto è buona. Guardate qua, guardate, guardate. No, Dio, non ci credo. Oddio, ragazzi. Madonna mia. Il sogno di ogni carnivoro, signore. Il sogno di ogni carnivoro. Eccolo qua. Dio mio, l'ho preso! Non mi vorrei ustionare la bocca. Oddio! Sono emozionato, ragazzi. Guardate questa parte qua. Oddio mio. Cazzo, quanto scotta. Ragazzi,
Sentite? Questa, ragazzi, è una delle esperienze gastronomiche più libidinosi della mia vita. Una roba che mai avrei immaginato. Oh, Madonna, che cos'è? Grazie famiglia Britti. Oggi ho vissuto l'esperienza gastronomica più coinvolgente della mia vita. Ringrazio anche Sua Maestà il Maiale. Dobbiamo portare questo bestione sul camion per iniziare a affettarlo. Però che grandissimo privilegio, ragazzi, assaggiare una porchetta fatta artigianale da chi la fa da 20 anni, da 30 anni, in anteprima appena uscita dal forno. Ragazzi, il frutto del nostro lavoro è stato caricato sul furgone, adesso andrà qui nell'Interland della provincia di Pescara per deliziare i clienti di Gabriele e Antonio. Allora, che dire ragazzi, è stata una giornata entusiasmante, faticosa ma entusiasmante, e soprattutto ragazzi ho capito che cosa c'è dietro la lavorazione e la vendita di una porchetta. Ragazzi, la porchetta che ho mangiato oggi rimarrà scolpita nel mio cuore, nella mia anima, nella mia mente, perché ho mangiato una cosa strepitosamente buona. Ora noi ragazzi continuiamo il nostro viaggio, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi, ciao! Giacomo, ma non è che io ho esagerato, ho detto che in bocca una cosa così saporita non l'ho mai messa, ma secondo te ho esagerato? No, è fantastica, buonissima, eccezionale. Mortacci quanto è buona!